Continua la grande cavalcata verso la salvezza di Arezzo Calcio femminile, grazie alla vittoria di domenica scorsa, 1-0 contro la Magnese, partita decisa dal gol di Verdi. Quest'oggi però si può scrivere un pezzo di storia dell'Arezzo Calcio femminile. Giocano infatti per il primo posto in campionato al Centro Sportivo Giunti Arezzo e Florentia, nel match valido per la 18ª giornata del campionato nazionale di Serie B. La terza del girone di ritorno, l'andata terminò 1-1 in casa del Florentia. I gol furono di Razzolini per l'Arezzo e di Nocchi, gol dell'ex per la squadra attualmente prima in classifica. Rocher, il tocco per Nishi, attenzione a Nishi, Nishi! E arriva il gol del Florentia al 7° minuto di gioco. Grave disattenzione da retroguardia retina e Nishi, che ha tagliato benissimo il campo alle spalle di Binazzi e Aterini, insacca con un pallonetto l'1-0, si sblocca subito l'incontro al 7°. Il Florentia si porta in vantaggio con la numero 17, Nishi. Tanto l'errore di Aterini, attenzione a Nocchi. Nocchi si invola verso la porta difesa da Antonelli. Nocchi, passaggio all'indietro per Nishi e sbaglia clamorosamente. Ancora Vicchiarello, in mezzo a due. Vicchiarello se ne va ad Aterini. Il passaggio verticale a cercare Nishi, poi Nishi lascia la testa a Nocchi. Nocchi, il sinistro strozzato, la palla termina fuori. Altra clamorosa occasione per Nocchi e per il Florentia. Allontana Tona, poi Aliai. Aliai a verticalizzazione a cercare Nocchi, parte in posizione regolare. Nocchi, 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 Nocchi. La palla termina fuori. Termina fuori. Fischia l'arbitro, parte Binazzi. Binazzi verticale a cercare Di Fiore. Arriva l'intervento di Aliai. Arzedi, colpo di testa. È regolare, posizione di Verdi. Verdi! Palla alta sopra la traversa. Che occasione per l'Arezzo con Laura Verdi. Applausi per la conclusione dei Verdi. Adesso l'Arezzo che ci crede. L'occasione più nitida dell'incontro per l'Arezzo per trovare il gol. Verdi non l'ha sfruttata. Situazione ancora della Florentia, il cross al centro. Arriva Nocchi! C'è il raddoppio. Il raddoppio del Florentia con Nocchi. Al 24esimo la partita si chiude con il gol di testa di Nocchi, che è saltata indisturbata in mezzo ai giocatrici dell'Arezzo. E il Florentia raddoppia. Naticchioni prova a rialzare ancora il cappello di Naticchioni, la palla arriva a Carta. Carta, il destro di Carta, il gol di Carta, il gol di Isabella Carta. Partita riaperta al 39esimo. Carta riapre la gara. Bellissimo il taglio di Isabella Carta e il destro che si infrange all'angolino imparabile per Leoni, che trova il 2-1 e adesso è una bolgia pazzesca qui al Centro Sportivo Giunti. Moscia verso il primo paro, allontana Buonaiuti, ma finisce qui la partita. Arezzo non riesce a fermare il Florentia, ma comunque è una buona prova quella delle ragazze Amaranto, nonostante gli infortuni, nonostante tutto, escono comunque sconfitte. Siamo qui con mister Lorenzini. Mister, quest'oggi è arrivata la seconda sconfitta stagionale dell'Arezzo, la prima in casa contro il Florentia, ma un Arezzo che si è giocata fino all'ultimo minuto. Sì, visto poi com'è andata la partita, sì. Diciamo c'è il rammarico per un primo tempo praticamente regalato all'avversario. Dopo nel secondo abbiamo sicuramente fatto meglio, abbiamo cercato di rimettere in piedi la partita. Poi sul 2-0 non era per niente semplice, però abbiamo dimostrato negli ultimi minuti, o meglio in tutto il secondo tempo, grande carattere e guardiamo al futuro con serenità comunque. Ecco, oltre l'infortunio di Razzolini, poi durante la gara sono fatte male Teci e Casula. Ti chiedo come hai vissuto questa sensazione, anche dover cambiare modulo quasi per forza, e come stanno le ragazze? Innanzitutto le ragazze non stanno benissimo, ecco, questo è credo il dato più preoccupante. Per quanto riguarda poi i cambi di modulo, chiedo sempre alle ragazze di essere pronte ad ogni evenienza. Certo, diciamo che sono state due settimane poco fortunate. E adesso c'è a preparare settimana prossima la gara contro il Perugia. Sì, un'altra partita importante, come del resto lo sono tutte. Intanto vediamo di assorbire questa sconfitta con serenità, con maturità,
e poi guardiamo insomma la partita di domenica col Perugia come facciamo sempre, cerchiamo di andare a vincere e poi vediamo un po'. Siamo qui con Laura Verdi. Laura, quest'oggi è stata una sconfitta per l'Arezzo nonostante diciamo la squadra ci abbia creduto fino all'ultimo. Sì, il primo tempo, per il primo tempo diciamo meritata, per il secondo tempo no, meritavamo sicuramente qualcosa in più, però diciamo secondo me abbiamo iniziato a giocare nei secondi 45 minuti e poi dopo non c'era più tempo, anche se all'ultimo abbiamo spinto tanto, ci potevamo meritare qualcosina in più. Ecco, ti chiedo, quanto hanno condizionato la gara gli infortuni, oltre a quello di Razzolini, anche quelli di Teci e Casula? Sai, nel calcio non sempre la fortuna gira dalla tua parte, sicuramente l'infortunio della Razzo ha pesato perché comunque davanti è il nostro punto di riferimento, anche soltanto quando siamo un po' in difficoltà, alziamo la testa, sappiamo che c'è lei anche per un lancio lungo, per farci rifiatare. Carta e Lucrezia Di Fiore hanno fatto un grande lavoro, non avevamo mai giocato con questo modulo qui, quindi abbiamo cercato di ovviare alle assenze e non ce l'abbiamo fatta, però. Ecco, adesso testa domenica, c'è da preparare il derby contro il Grifo Perugia. Esatto, la partita che contava secondo me non era quella di oggi perché avevamo tutto da guadagnare, prendiamo quello che viene, testa domenica prossima contro il Perugia e avanti.